Hola bestiole! Il video di oggi è un video che è stato ispirato dalle mie recenti ultime giornate e perché comunque mi sono arrivati tanti messaggi riguardo la gente che sta passando un brutto periodo. Segreto numero uno: ogni tanto la vita fa schifo, cioè non ci vuoi proprio fare niente, fa schifo, cioè quella giornata in cui ti svegli, hai presente quella sensazione che sai che ti sentirai male, sai che c'è qualcosa che non va, non so se sono le vibrazioni nell'aria, il mio sesto senso femminile o settimo, non so cosa sia, la sindrome premestruale, maschi compresi, ma tu sai che c'è quella giornata in cui le cose non vanno, che poi sia una profezia autorealizzante. Sono d'accordo con voi magari, ma vi giuro ci sono delle volte in cui andavo a lavorare, sapevo che la giornata non andava bene, cominciavano a cadermi i bicchieri, li salvavo per miracolo e sapevo che prima o poi avrei fatto qualche danno. E succedeva, e che sia autorealizzante o no io non lo so, però me. Quindi, come superare le giornate di merda? Non so perché sto facendo una guida a questa cosa, perché non c'è una soluzione a questa cosa, posso solo darvi dei consigli che seguo io. Io sono una persona molto famosa per essere incredibilmente semplice da buttare giù, nel senso che quando le cose cominciano ad andarmi male, una volta almeno, mi era molto semplice dirmi che era una merda e che andava sempre tutto male, e anche quando adesso intanto le dico magari a qualcuno, poi nella mia testa mi dico mamma mia sentiti, mamma mia che depressione. Ho cercato di imparare a vedere le cose da altri punti di vista o di ripetermi delle cose che mi danno una mano. Una cosa che mi aiuta tantissimo è semplicemente ricordarmi che è solo una giornata e che il giorno dopo sarà un'altra cosa. Una cosa molto semplice da pensare quando si sta avendo una brutta giornata o un brutto periodo è: tanto domani sarà uguale. E magari domani sarà uguale, però ci sarà anche quella giornata in cui improvvisamente le cose si scatteranno. Se voi fate qualcosa, se non vi lasciate abbattere, se... diciamo che è tutto un po' un caso la vita, né? È un caso ma non lo è. Dovrei scrivere un libro di filosofia. Qualcuno mi... mamma mia. Per esempio ci sono delle giornate in cui mi sveglio e a lavoro va tutto male, in università il lavoro con il gruppo del film mi va un po' di merda, guardo YouTube e magari vedo che, non lo so, non sta andando bene, i miei amici magari non mi scrivono, litigo con i miei genitori, guardo il mio conto in banca e come l'altro giorno mi hanno rubato praticamente tutto quello che avevo nel conto in banca. E dove sei mi fatta un gran piantone, aver imprecato i santi e le madonne e tutte quelle belle cose che potevo fare, mi sono detta vabbè, mo che sto qua, cazzo faccio, mi cago addosso. Perché alla fine cosa fai? Ti piangi addosso? Stai là a dire che fa tutto schifo? O fino all'ultimo briciolo di forza che hai cerchi di far andare le cose meglio, o comunque di ignorarlo o di fare qualcos'altro? Perché io tendevo sempre a buttarmi giù, io tendevo ad arrendermi alla situazione, tendevo a farmi sopraffare della situazione senza cercare di osservarla in maniera non lamentosa, non come se dovessi farmi prendere dalla depressione o essere vittima della mia ansia, della mia depressione, di tutte le varie cose che purtroppo ho perché sono una persona di merda, non è vero, o mi sono persa. Il consiglio maggiore che posso darvi è, oltre a vedere la cosa a lungo termine, perché noi tendiamo a vedere il breve termine nel lungo termine, è semplicemente vedere la cosa in movimento, non lasciarvi assorbire dalla situazione. Voi siete i padroni della situazione, voi siete i padroni di come decidete di percepire la situazione, e se sapete che la percepirete in maniera negativa, lavorate in modo da distrarvi da quella percezione, in modo da cambiare quella percezione, perché il cervello è un muscolo che va allenato, io l'ho detto un sacco di volte. Quindi se state avendo un brutto giorno, uscite, chiamate qualcuno, guardatevi qualcosa, leggete un libro, lavorate per risolvere la situazione. Fatevi il culo, perché io mi sto facendo il culo a strisce e non va tutto bene, ve lo dico già, non va proprio tutto bene, cioè non è che sopra cobra che ne so io. E la cosa positiva è, siamo una community, siamo, ho visto ieri sera, siamo 14.000 bestiole. Facciamoci coraggio a vicenda, eh? Perché siamo tutti bellissimi, vi ho incontrato tutti, siete delle persone meravigliose, eravate tutti super contenti perché era una bella situazione. Le cose belle ci possono essere nella vita, anche se ogni tanto fa un po' schifo. È il suo dovere fare un po' schifo, così ci sprona a fare qualcosa di meglio. A volte siamo un po' pirla e ci lasciamo sopraffare, ma la vita è un po' un alleato. Avete presente quell'amico di merda che ti dà dello stronzo e ti fa incazzare, ma gli vuoi un bene della Madonna? Più o meno così. Quindi questo era il mio video per oggi. Ci vediamo al prossimo. Sto lavorando a un cortometraggio, sono così felice, non vedo l'ora di mostrarvelo. E voi, quali sono i vostri metodi per combattere le brutte giornate? Quando siete giù, che cosa fate? Avete dei consigli da dare a tutte le altre bestiole? Volete festeggiare con me i 14.000 iscritti? Sono così contenta, non pensavo che avrei mai raggiunto un traguardo del genere. E questo è tutto quanto, ci vediamo presto bestiole, buia. Hola bestiole, hola monkey, hola bestiole, hola bestiole. Siamo partiti dalla collisione.